A chiudere Massimo Morselli di Modena. Ho visto donne indossare il tacco del 20 ed avere lo stesso il culo basso. E per uno come me, che oltre ad essere un cabarettista, fare il coglione, dire delle stronzate, è anche un musicista, sicuramente è meglio avere il culo basso che un basso nel culo. Eccoli qua i quattro, votate. Primo, secondo, però con una differenza, vi dico, di 2 punti, quindi siamo lì. Primo Massimo Morselli e secondo Renato Fogaiolo. Eccoli qua i quattro, votate. Dovresti dire, vieni Matteo, che allora lui viene. Che non me. Inquadrate dalla vita in giù. Ecco, perfetto. Grazie, ciao. Buonasera, Massimo Morselli non c'è, sono arrivato io, perché Massimo Morselli ha avuto quei problemi, quelli che sono quei virus che sono sempre in giro, però lui è sempre successo fermo a cagare. Non so se fosse il mamone del fonico oppure sbaglio io entrare nel fonico, però non lo so. Va bene, tempi moderni, buonasera, non dico, non detto che c'è una bella gnocca, ragazzi, non so se c'è una bella gnocca, tempi moderni, si parla di due mamone, no, grazie. Con uno dei vincitori dell'appuntamento di questa sera qui ai Tempi Moderni, Massimo, è andata bene, no? Sì, insomma, abbastanza, dai. Uno si su vede, 4, dai. Certo, si vede la felicità dipinta sul suo volto, esatto. Che è importante. La tua comicità noir. Esatto. Noir? Il popolo mero proprio, esatto. Lui esatto. C'ha la foto di Marchionne sul tavolino. Sul Facebook, no, ce l'ho amico su Facebook. Ah, ce l'hai amico su sì, Facebook. Come simbolino c'ha il routino di una multipla, c'ha, è esatto. Fantastico, va bene. Abbiamo con noi il vincitore.